Civil Week 2024, siamo a Milano, Municipio 9, girando per andare a incontrare tutte le ETS e i volontari che stanno arricchendo questa Civil Week Vivere, abbiamo incontrato Caterina Giacometti del CSV. Quindi come non chiederti che come sta andando questa edizione della Civil Week a cui tu stai partecipando, insomma, anche con i tuoi figli, quindi a titolo professionale e a titolo personale. Sì, ciao a tutti, sono venuta stamattina con i miei due bambini per un evento dell'associazione Epicentro che costruisce giochi di cartone insieme ai bambini, quindi ne ho approfittato appunto per fare una puntata da mamma, oltre che da professionista del CSV. Siamo stati in giro anche ieri per gli eventi del venerdì e quelli di giovedì scorso, anche prima del momento inaugurale formale, e mi sembra che ci sia una grandissima ricchezza e partecipazione, quindi siamo contenti. Com'è stato lavorare a questa Civil Week e insomma di edizione in edizione, che cosa hai visto crescere? Allora, io non sono del team esattamente di Civil Week, ma lavoro a stretto contatto con i miei colleghi che tutto l'anno preparano questa rassegna. È stato impegnativo come tutti gli anni precedenti, ma è sempre molto, molto entusiasmante. E ogni anno cerchiamo di portare delle piccole novità, stiamo cercando di lavorare sulla messa in rete di più organizzazioni, stiamo cercando di lavorare su dei momenti anche di pensiero rispetto ai temi delle Civil Week. Quest'anno è la Costituzione, siamo noi, e in particolare il tema della sussidiarietà, quindi ogni anno cerchiamo di migliorarci e speriamo che anche i cittadini e le cittadine apprezzino il lavoro. Infine, allora ti chiedo proprio un appello ai cittadini e alle cittadine, un buon motivo per diventare volontario. Allora, un buon motivo per diventare volontari è riempire il proprio tempo intanto di socialità, perché normalmente il lavoro volontario è un lavoro che si fa in collettivo ed è qualcosa che forse ci manca nelle nostre quotidianità, e per arricchire il proprio percorso personale e allo stesso tempo provare a contribuire al benessere della nostra comunità.